Proviamo un commento di questo Tolosa Roma amichevole precampionato giocata ieri 6 agosto 2023. Sicuramente tutti messaggi negativi arrivano da questa partita, che la Roma quindi perde in questa fase, prende due gol praticamente da chiunque. Una squadra svogliata, imballata. Che in questa gara probabilmente non ha trovato anche le giuste motivazioni. Si è notata secondo me molto l'assenza di Roger Ibáñez che volerà in Arabia a incassare 9 milioni all'anno dall'Al-Ahly. La Roma prenderà 35 milioni complessivamente, mi pare 30 più bonus se non sbaglio. E ieri era anche assente Matic che va gestito dal punto di vista fisico, visto che il serbo ha 35 anni ormai e anche la sua assenza si è notata molto. Roma in campo con Patricio, Llorente, Smalling, Ndicka. Mi è sembrato un 3-4-2-1. Christensen, Mbove, Cristante, Zaleski. Cristante tra l'altro con la fascia di capitano perché Pellegrini è partito dalla panchina. E questo Cristante capitano, secondo me, è un po' l'immagine, no, attuale della situazione tecnica di questa squadra. Poi Aouar e Dybala, dietro all'evanescente Andrea Belotti, che anche ieri mi è sembrato un giocatore che ha confermato che, cioè, io più lo guardo giocare, più vedo un giocatore che non può giocare nella Roma. Al di là di tutto l'impegno che ci mette e tutto quanto, ma il discorso sull'impegno è un discorso che lascia il tempo che trova, ragazzi. Come diceva Giuseppe Giannini una volta, per giocare a pallone bisogna sapere giocare a pallone. Questo è il discorso, cioè non è che basta impegnarsi, correre, essere sei professionisti, eccetera, eccetera. Per sapere giocare a pallone ci vogliono delle doti tecniche, che tra l'altro Belotti sembra avere proprio completamente dimenticato di aver avuto in passato. Almeno in parte, quindi poi sono subentrati i vari Pellegrini, Shaarawy, Mancini, Spinazzola, Svilari in porta, Çelik, Pagano, il giovane Pagano e Solbakken con scarsi risultati. Subito sotto la Roma al quinto minuto con un gol di allucinante, secondo me, di Dallinga su cross da sinistra della terra di Suazo, dove ci sono anche le responsabilità, secondo me, di Patricio che non esce. Un'uscita bassa, ma è proprio tutta la difesa che resta a guardare questo pallone. Un gol francamente incommentabile. Tra l'altro va via Ndicka, Suazo e Ndicka molto negativo ieri. Pareggio al 26esimo, una bellissima punizione da appena fuori area sulla sinistra con il sinistro magico di Dybala. Bellissima punizione sul pala alla destra del portiere del Tolosa, ma poi Dybala dopo poco esce perché sento un fastidio all'inguine, quindi già partiamo bene. Cioè, purtroppo questa, ragazzi, è un po' la situazione di Dybala, croce e delizia dei suoi tifosi. Dybala è un fenomeno, però i problemi ci sono, a livello fisico ci sono. Lui è uscito più in via precauzionale. Però se cominciamo con i problemi di questo genere, che sono problemi molto fastidiosi questi, al 6 agosto, ragazzi, capite che il discorso che facevo io l'altro giorno purtroppo è questo, cioè Dybala è un giocatore di una cifra tecnica pazzesca, anche se ieri commette un grave errore in disimpegno in piena area di rigore della Roma che regala un pallone agli avversari che poteva essere trasformato facilmente in gol. Forse perché già fisicamente avvertiva qualche fastidio, però lui è un giocatore che nell'ambito delle 38 gare di campionato, sto volando adesso su quelle di Coppa, lui 6, 7, 8 partite te le salta, ecco, questo è il discorso, per motivi fisici, è inutile girarci intorno, quindi questa è una cosa che va valutata perché appunto servono, ecco perché servono appunto due attaccanti, non uno, perché forse in quest'ottica forse si può vagamente cercare di
capire anche il fatto che gira il nome di Marko Arnautovic, cioè un giocatore che credo che abbia 35 anni, o 34-35, che però magari te lo tieni in panchina e ci va a fare appunto quelle 7-8 partite che Dybala non può giocare, che te lo tieni tranquillamente in panchina. Mourinho già lo conosce, forse una chiave di lettura di questa trattativa potrebbe essere questa. E poi nel finale riusciamo a prendere un gol al 90esimo su cross da destra di Bangré e Begraoui. Al 90esimo non ha difficoltà a mandare sulla destra di un poco convincente Svilar, ma è tutta la difesa anche qui. Sono due gol un po' simili, cioè uno da sinistra, uno da destra, pallone raso terra al centro dell'area piccola, in sostanza dormite generali a partire da Smalling, che gli ha giocato male, tra l'altro, è un po' una novità, evidentemente deve ancora trovare la condizione Smalling. Ripeto, partita che probabilmente non ha dato neanche le giuste motivazioni, la squadra chiaramente ha nei muscoli dei carichi di lavoro importanti che adesso piano piano si andranno assestando, però al di là di questo restano perplessità sui nuovi acquisti Christensen e Ndicka. Mi auguro che queste loro incertezze dipendano appunto dal fatto che sono due giocatori molto fisicati, diciamo, molto dotati dal punto di vista fisico, quindi probabilmente hanno bisogno di un po' più di tempo per entrare in forma. Ma ho l'impressione che Ndicka sia un giocatore che nelle attuali condizioni avrà bisogno di un po' di tempo per rendere veramente quelle che sono le potenzialità. Non so il motivo, forse c'è un ritardo di condizione, non so se ha avuto dei problemi fisici in passato. Ma io ho notato molto ieri l'assenza di Bagnez, grave errore tattico, tecnico, quello di strategico, diciamo, quello di cedere Bagnez, che mi fa un po' tristezza, perché è un giocatore che tra l'altro è entrato nel giro della nazionale brasiliana, nel pieno proprio della sua carriera, che fondamentalmente per quattrini va a giocare in un campionato minore, perché io capisco una scelta come quella di Messi, ma a fine carriera, da vinto qualsiasi cosa, è considerato forse giocatore, probabilmente il giocatore più forte del mondo, visto che in questo momento, visto che ha vinto anche i mondiali che Ronaldo non ha vinto, se ne va in un grande paese. Da Beckham agli Stati Uniti, a Miami, un bellissimo posto, a guadagnare gli ultimi soldi di carriera, lo posso anche capire. Andare a giocare in un campionato così in Arabia, che poi lascia anche il tempo che trova, in mezzo anche a tante belle pippe, diciamo la verità, fondamentalmente per quattrini, penso che sia una cosa triste. Ci dimenticheremo presto tutti di Bagnet, perché poi non si vedranno mai giocare questi giocatori. Chi se va a vedere le partite del campionati arabi? Quindi purtroppo è un segnale di grande declino e degrado morale anche della nostra società, che non so dove ci porterà, perché questi arabi, così con questo strapotere economico, in linea teorica, in pochi anni sono in grado di attrarre giocatori anche molto forti nel loro campionato, perché questi sembra che veramente giocano solo per i soldi. E quindi poi ci sono dei procuratori anche che, chiaramente, avendo una percentuale poi su questi trasferimenti, quando sentono queste grosse cifre, cominciano a fare dei ragionamenti anche per il proprio tornaconto, del tipo: ma tu sai, che ne sai, magari l'anno prossimo ti infortuni. Capito? E la tua carriera è più breve del previsto, è meglio mettere in sicurezza la tua famiglia guadagnando il più possibile, ti garantisci in pochi anni tantissimi soldi, fanno questi discorsi qua, no? E convincono poi il giocatore ad accettare dei trasferimenti, secondo me, assurdi, perché Bagnez, oltre a rimanere a Roma, è un giocatore che secondo me, per esempio, poteva andare benissimo anche in Premier League. E che, ripeto, essendo entrato nel giro della nazionale brasiliana, rischia poi seriamente anche di perderla, perché non so poi
con quale, quanto saranno allenanti questi campionati per questi giocatori che sono abituati a ben altri palcoscenici. Tornando alla Roma, la situazione è grave, lo dico subito, questa è una squadra che in queste condizioni farà fatica anche a battere la Salernitana prima di campionato, ve lo dico subito. Ora io non so se Dia è rimasto alla Salernitana perché in questo momento non ve lo so dire, ma credo di sì, ma un Dia, un senegalese, il senegalese Dia qualunque, è un giocatore estremamente più incisivo di un Andrea Belotti, eh. Avercelo un Diase qualunque, che l'anno scorso ha segnato anche tanti gol, tra l'altro uno anche alla Roma all'Olimpico, anche bello di tacco, che un Belotti è uno dei giocatori che andava messo immediatamente sul mercato e non è stato fatto. Qui servono due attaccanti, di cui uno molto forte, mi sta bene anche Morata. La Roma a questo punto non ha più alibi, vendendo Ibañez, che ripeto è un errore, che solo col tempo capiremo. Vendendo Ibañez non ha più alibi, i soldi per comprare il Morata della situazione ci sono, ma il problema è che non è solo quello il problema della Roma. I problemi sono molti, sono problemi al centrocampo, in difesa, in attacco. Quindi ci sono problemi di panchina, di rosa, di quantità di giocatori a disposizione, di motivazioni. Non ci resta che aspettare. Tanto sono girati i nomi, qualsiasi nome è stato accostato alla Roma. Ti ricordare quando si parlava di Icardi, negli ultimi giorni si è parlato di Alexis Sanchez, l'ex giocatore dell'Inter, dell'Udinese che sta al Marsiglia. Si è parlato addirittura di Mertens, che è un giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo, tra l'altro che spesso ha segnato alla Roma anche all'Olimpico, ma che ormai ha aggiunto anche lui una certa età. Adesso si parla di Arnautovic, si parla di questo Marcos Leonardo, questo talento brasiliano che è comunque molto giovane, non mi sembra il profilo assolutamente adatto in questo momento a una squadra che vuole essere competitiva ai massimi livelli. Poi se ci si accontenta di arrivare ai quinti sesti tutti gli anni, allora va bene tutto. Però c'è qualcosa che non quadra nella gestione della Roma in questo momento, perché per esempio vedere tutto questo entusiasmo dei Friedkin per questo Kahn, loro sono diventati azionisti di maggioranza, il figlio di Friedkin credo sia stato anche nominato presidente del Kahn, ho sentito delle dichiarazioni entusiastiche rispetto a questa squadra. Dalla grande storia, hanno detto addirittura, se il Cannes è una squadra della grande storia, la Roma che cos'è allora? E per tutto quello che rappresenta. Quindi è una fase nella quale c'è qualcosa che mi sfugge. Non vorrei dover arrivare alla conclusione, vista anche la campagna acquisti che si sta facendo, vi ricordo che fa 2 settimane comincia il campionato, forse anche meno, comincia il campionato. Non vorrei che i Frickin stiano un po' preparando la cessione chiave in mano della Roma, del tipo: questa è la squadra, questi sono i tifosi, questo è lo progetto dello stadio in fase di approvazione, di realizzazione, ci vorrà qualche anno, noi cediamo la società e incassiamo i nostri bei soldi, ci riprendiamo gli 800 milioni che abbiamo messo dentro la Roma in questi 2 anni, andiamo a divertirci con qualche altra squadra per fare qualche altro buon affare. Spero di sbagliare, ma di fronte a questa campagna acquisti, ragazzi, io mi auguro, ripeto, che negli ultimi giorni, ma è ormai troppo tardi, perché io metto molto l'indice anche sulla tempistica di queste operazioni. Morata magari veniste, ma non 3 giorni prima che comincia il campionato, ragazzi, cioè questo è il punto. Renato Sanchez magari venisse, ma non alla settimana che all'inizio del campionato. Non sono operazioni fatte bene queste. Ci siamo tanti riempiti la bocca con queste operazioni in uscita, no? Vi ricorderete tutti contenti di aver dato una sola fondamentalmente all'Ajax con Tahirović, eccetera. Però poi quando si è passati dal vendere al comprare, ragazzi, è un pianto, questo è un calciomercato. Io faccio fatica a ricordare un calciomercato negli ultimi anni così modesto, con giocatori trattenuti, tenuti, che secondo me andavano invece
messo subito in lista, nella lista dei partenti. Avere un centrocampo, ecco, anche nell'amichevole di ieri, no? Christensen, Bove, Cristante, Zaleschi, penso che sia già tutto dire, insomma. Bisogna capire bene cosa vogliono fare i Friedkin e bisogna capire bene cosa vuole fare la Roma di questa stagione, qual è il progetto della Roma di questa stagione, perché io al momento, considerando i tanti problemi che ho già segnalato, a partire dalla mancanza di un secondo portiere, ma anche ieri Patricio ha sbagliato sul primo gol, a partire dai problemi in porta, per arrivare alle condizioni fisiche enigmatiche sempre di Dybala, fino al fatto che ci sono dei giocatori che devono andare a giocare in Coppa d'Africa durante questa stagione, la mancanza di un centravanti, eccetera, eccetera, è una rosa corta, insomma, è chiaro che con questi presupposti ci apprestiamo a vivere una stagione estremamente complessa. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà qualcuno anche di importante, ma ripeto, i Friedkin, avendo venduto i Bagnets, non hanno più alibi. E comunque la tempistica di questo calciomercato è già al di fuori dalla grazia di Dio in tutte le maniere possibili, perché oggi è il 7 agosto, ragazzi, il 20 agosto c'è il debutto con la Salernitana. Poi ci sarà Verona, ma poi alla terza del campionato ci sarà già un avversario molto tosto, molto impegnativo come il Milan, e non si può certamente affrontare in queste condizioni. È una squadra che va assolutamente rinforzata al più presto. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Continuate a seguirmi. Un abbraccio a tutti.